Dunque, questa pianta nel passato è stata potata non troppo bene, perché come potete vedere ha un sacco di ramificazioni laterali nuove, ma tutte sulla punta dei rami vecchi. E quindi uno dei lavori che dobbiamo fare è quello di cercare di spostare la vegetazione un po' in là, eliminando qualcuno di questi speroni così tanto articolati. Quindi procederemo ad accorciare queste zampe, ecco, quindi taglio di ritorno in questo punto, in modo, togliamo anche questi secchi, in modo da privilegiare questo ramo che ha la gemma di punta e che quindi sarà la prima fioritura di giugno. Procediamo con questo sistema praticamente su tutti i rami che abbiamo qua a disposizione. Allora, questo ha la gemma di punta, quindi lo teniamo, togliamo questo rametto che è seccato e questo laterale. Qui abbiamo un piccolo ramo secco, lo eliminiamo e andiamo avanti così. Qui non abbiamo gemme di punta, però se eliminiamo tutto, ci rimane un vuoto abbastanza consistente. Quindi una delle cose che facciamo anche qui è di toglierne uno solo, quello da questa parte perché qui ne abbiamo già un altro. Eliminiamo tutti questi speroncini che seccano e creano solo problemi. Ecco. E andiamo avanti a procedere così per tutta la pianta. Quindi in pratica questo tipo di taglio, qui abbiamo le gemme di punta, quindi ce le teniamo. Questo taglio porterà comunque la pianta a buttare nuova vegetazione durante il periodo estivo e quindi l'anno prossimo avremo più possibilità di scelta per, sia per lo svecchiamento che per il diradamento. Io continuo. Anche qua questo ramo che si può eliminare e quindi lo tagliamo. Una delle cose che è opportuno fare quando abbiamo dei rami che si sovrappongono, eliminare il centrale. Ancora qui abbiamo una grossa articolazione di questi rami e quindi eliminiamo questo e togliamo questo. Andiamo avanti così su tutta la pianta. Qui abbiamo ancora tanta vegetazione che si sovrappone, come potete vedere. Io non farei un altro svecchiamento perché se tolgo il ramo centrale, questo qui che sarebbe quello che potrebbe essere eliminato, mi viene via anche tutta questa parte che mi serve invece per coprire la parte centrale dell'arbusto. Quindi lo teniamo e invece cerchiamo di sfoltire tutta questa parte di rametti corti, un po' speronati, un po' no, che sono disordinati, privilegiando quelli che invece hanno la gemma di punta. Questo qui seccato, peccato, però. Teniamo gli altri. Selezioniamo quelli da tenere. Sempre meglio quando c'è da scegliere, privilegiare i rami più consistenti e quindi più vigorosi ed eliminare invece quelli più deboli, se è possibile. Il lavoro, come potete vedere, è sempre lo stesso. Si tratta semplicemente un po' questa vegetazione. Questo è bruttissimo, viene dall'altra pianta vicina, quindi lo eliminiamo alla base anche se stiamo sfruttando un altro buco, ma procediamo, vedete questi due si sovrappongono, quindi possiamo tenere quello sotto e togliere invece una parte di quello sopra, quindi accorciarlo fino alla fine. Io preferisco fare sempre i tagli di ritorno, sono i migliori, sono quelli che non si vedono e sono quelli che danno i migliori risultati. Una buona potatura è quella che poi alla fine non si vede. Questa è un po' la regola da tenere presente.
questo possiamo eliminarlo. Qui abbiamo tanta vegetazione che si interseca e quindi vediamo di scegliere tra questo e questo qui. Direi che questo è più vigoroso, quindi qua non abbiamo una gemma di punta e lo tagliamo. Si sovrappongono anche questi e allora taglio di ritorno verso l'altro. Ecco, abbiamo liberato lo spazio. Direi che qui possiamo anche essere soddisfatti del lavoro. Questo qui è troppo debole, lo eliminiamo. Qua abbiamo un rametto che non ha senso anche seccato, lo togliamo. Siamo arrivati al ramo centrale. Allora, questo è senza punta, quindi possiamo eliminarlo e tenere questo qui laterale. Anche lui è senza punta, però porterà la fioritura di luglio-agosto. Tra tutti questi diciamo che potremmo eliminare questo e lasciare i due. Ecco, vedete come adesso già la pianta è più aperta, c'è più spazio tra i vari rami e questo taglio comunque consentirà l'emissione di nuova vegetazione dal basso. Ci spostiamo nel lato dall'altra parte e il lavoro che andiamo a fare sostanzialmente è sempre lo stesso. Questo possiamo toglierlo tutto perché qua di vegetazione ne abbiamo a sufficienza. Questo qua sarà un ramo che l'anno prossimo potrà essere eliminato. Forse una cosa che mi sono dimenticata di dirvi è che la potatura delle ortensie nelle zone a clima freddo va fatta tra febbraio e marzo, quando è meno probabile che ci siano delle giornate con freddo intenso, gelate, perché il taglio con la concomitanza di giornate magari un po' tiepide, belle, soleggiate come quella di oggi, fa muovere le gemme, e se siamo in pieno inverno è possibile che una forte gelata possa rovinare il nostro lavoro. Quindi nord, il periodo di potatura ideale è quello tra febbraio e marzo. Centro-sud Italia, dove non si verificano forti gelate, potete intervenire durante l'inverno, escludendo sempre possibilmente i periodi di grande freddo. Qui c'è una bella gemma abbastanza grossina, diciamo che se noi facciamo un taglio di questo tipo qua si potrebbe formare un ramo bello laterale che può portare o la fioritura di agosto o un ramo vegetativo per la fioritura dell'anno prossimo di giugno. E siamo arrivati praticamente alla fine. Adesso qua abbiamo l'ultimo ramo da tagliare. Questo si incrocia, quindi lo elimino. Tolgo questa parte. Qui purtroppo non abbiamo gemme di punta e quindi dobbiamo tenere quello che abbiamo. Ecco, un'altra cosa che dovete tenere presente è che se avete un ramo debole è inutile lasciarlo lungo, perché farà dei rametti laterali ulteriormente più deboli, quindi sui rami deboli è meglio tagliare corto. Ora magari qualche dettaglio piccolo da fare, ma insomma, va di poco conto. Il grosso del lavoro è stato fatto e questa è una quantità di potatura sufficiente per quest'anno. L'anno prossimo poi provvederemo a sostituire con probabilmente la vegetazione che riuscirà a produrre i due rami centrali, che sono ancora quelli piuttosto vecchi, e quell'altro là in fondo che è bruttino, troppo articolato, che è stato tagliato un po' malamente nel passato. La pianta è finita, è così com'è, ha mantenuto la sua forma e la sua dimensione, che è uno degli obiettivi fondamentali della buona riuscita della potatura, e soprattutto la conservazione delle gemme che porteranno alle fioriture di giugno. Buon lavoro!